La storia turistica di Saint-Vincent è legata a una figura cattolica, l'abate Jean-Baptiste Perret, che nel 1770 scoprì delle sorgenti d'acqua termale proprio a monte del paese. Ma 1500 anni prima gli antichi romani e le loro legioni trovavano ristoro dai viaggi attraverso le montagne della Val d'Aosta proprio qui sotto la chiesa parrocchiale. Maria Cristina Ronca, archeologa, buongiorno. Insomma, buongiorno. Questo sito era un po' come l'autogrill dei giorni nostri. I legionari potevano fermarsi e trovare negli edifici termali della Mansio tutti i comfort a cui erano abituati nella loro vita cittadina, tipica della civiltà romana. Edifici termali che risalgono al II-III secolo d.C. e che vedono tutta una sequenza di vasche e di ambienti che producono tutti i benesseri psicofisici e che permettono quindi il proseguimento del viaggio verso i colli alpini. Cos'è cambiato dalle terme antiche a quelle di oggi? Sostanzialmente niente, nemmeno nel percorso dalle acque più fredde a quelle più tiepide fino ad incontrare le acque più calde, che sono veramente la ricerca del benessere, della piacevolezza, del gusto del vivere e che ricordano e uniscono il termine della spa attuale al termine latino salus per aquam. Solfato, alcalina, bromo, iodica, carbonica. Ma che acqua è? Luca Cavoretto, direttore sanitario delle terme. È un'acqua molto concentrata. Pensate che bere un bicchiere di questa acqua corrisponde a bere circa 35-40 bicchieri di un'acqua normale. Queste sue caratteristiche le sfruttiamo per le varie affezioni dell'apparato gastrointestinale e dell'apparato respiratorio. Naturalmente tutte queste terapie vengono eseguite dopo un'accurata visita medica. Questo marciapiede è stato calpestato dai più grandi nomi del jazz internazionale, vero? Assolutamente sì. Citiamo Tyrone Power, Linda Christian, Muhammad Ali, Vittorio De Sica e poi tanti eventi, le Grolle d'Oro, il disco per l'estate. Marco Fiore, presidente dell'associazione In Saint-Vincent, come promuovete oggi il vostro territorio? Beh, un territorio che è ovviamente influenzato in modo positivo dalla presenza del casinò, oggi deve proporsi in maniera diversa, quindi puntare a un'offerta di accoglienza fruibile per tutti. Questo riguarda ovviamente le strutture ricettive, alberghiere, ristoranti e anche l'offerta di intrattenimento. Quindi ci apriamo a qualsiasi tipologia di turismo. Emanuele Lattanzi, chef internazionale, ha lavorato in tutto il mondo e ci dimostra come la cucina valdostana non ha confini. Polenta valdostana con una preparazione di sapori asiatici. Metteremo l'acqua, farina, grezza di polenta, burro, la fontina, il nostro spezia asiatica che è il wasabi e il lardo di Arnardo. E la magia della televisione è anche questa, vedete la nostra polenta al wasabi è già pronta, in realtà ci vorrebbero una quarantina di minuti, vero Emanuele? Esattamente, 40 minuti e per finire l'olio alle noci e questo piatto non ha più confini. Bene, con questa atmosfera fusion noi vi salutiamo, un arrivederci dalle Terre del Cervino.